dice che da questo punto di vista noi siamo all'avanguardia in Europa, siamo guardati dalle altre magistrature, dagli altri studiosi di ordinamenti statuali come un modello, come un punto di riferimento. E vorremmo andare indietro proprio laddove siamo all'avanguardia, siamo un modello, un punto di riferimento. E non sto parlando a Vanvera, recentemente sono stato in Austria per una serie di seminari con i colleghi austriaci, la faccio breve. Beh, lì c'è la separazione delle carriere e lì il Ministero della Giustizia può ordinare al magistrato del pubblico ministero che cosa fare e che cosa non fare. Può dire: questa inchiesta non la fai, inchiesta per abuso d'ufficio, imposta di corruzione, perché politicamente non mi conviene, non è utile, non la fai, e il magistrato deve obbedire e non farla. Considerano tuttora, perché è cosa recente, i magistrati austriaci come uno straordinario progresso il fatto che finalmente, dopo tanti anni che le cose andavano diversamente, il ministro che dà ordini al pubblico ministero, questi ordini li deve dare per iscritto, e l'atto scritto con cui il PM dà ordine al pubblico ministero viene inserito nel fascicolo processuale. Vogliamo questo? Vogliamo questo? Attenzione, in un paese in cui, e lo dico con amarezza, noi amiamo il nostro paese, non sarei andato a lavorare a Palermo, non saremmo qui a parlare di queste cose se non volessimo bene il nostro paese, non volessimo che le cose funzionassero un po' meglio. Ma il fatto di volere bene il nostro paese non ci impedisce di vedere che oggi, purtroppo ancora oggi, il nostro è un paese con problemi di corruzione, il nostro è un paese con problemi di collusione con la mafia, il nostro è un paese con problemi di malasanità, di malamministrazione, di malaffare in generale, e tutti i problemi che vedono pezzi, attenzione, pezzi, non generalizziamo, ma pezzi consistenti di politica coinvolti. Ora, siccome dove non c'è indipendenza della magistratura, perché c'è per esempio la separazione delle carriere, che significa in tutti i paesi del mondo in cui c'è l'indipendenza, in cui c'è la separazione delle carriere, il pubblico ministero riceve ordini, direttive, orientamenti dal governo, non ci piove, è così, in tutti i paesi in cui c'è separazione delle carriere. Ci conviene la separazione delle carriere e quindi la riduzione dell'indipendenza della magistratura anche in Italia, quando c'è una politica con pezzi consistenti al suo interno che è coinvolta in corruzione, collusione, via seguitando, che quindi avrebbe tutto l'interesse a dire alla magistratura: non fare queste cose che possono danneggiare me, prenditela soltanto coi poveri cristi, fai volare soltanto gli stracci e lasciami stare tranquillo. Mi sembra di un'evidenza assolutamente. Ancora un paio di cose, scusate.